Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 14 luglio, la presa della Bastiglia, grande festa in Francia e poi vedremo perché essere molto importante questa festa di oggi. E, la prima notizia che però vi voglio dare oggi sui giornali riguarda lo Ius Soli, cioè quella famosa legge che dovrebbe rendere la legislazione italiana, ve la semplifico, tra le più lassiste in Europa dopo che è stata tra le più dure in Europa sull'accettazione della cittadinanza degli stranieri. Proprio nel momento in cui l'Italia è invasa di stranieri. Queste sono le cose semplici che capiscono tutti. Poi, se volete fare le cose complicate, andate a leggere i giornali, i costituzionalisti, le posizioni della sinistra, insomma, tutte cose molto complicate. Ma la cosa semplice è che se dovesse passare lo Ius Soli, la sinistra verrebbe rasa al suolo dalle persone normali che si chiedono: ma proprio ora dobbiamo parlare di Ius Soli quando c'è ben altro tema che si chiama invece Ius Immigrazione, cioè persone che arrivano in questo paese sperando di trovare un lavoro che non lo trovano. Nel giorno in cui si citano i dati dell'Istat, per la verità soltanto la stampa apre con i dati dell'Istat sull'aumento della povertà in Italia, che non è in realtà un aumento, ma è la povertà che è concentrata soprattutto sui minorenni, esattamente i minorenni che arrivano in Italia senza genitori con l'immigrazione. Vabbè, sullo Ius Soli c'è una grande novità e il governo rischia, mi sembra che sia Repubblica che lo mette molto esplicitamente, perché uno dei suoi ministri, Costa, che si ricorda di essere Costa, cioè il figlio di Raffaele, tradizione liberale, insomma un signore che non può essere definito certamente né un conservatore né certamente un uomo di sinistra e fa parte purtroppo del partito di Alfano ed è ministro, ma ministro serio, dice: io già ho votato no alla riforma del codice penale, della procedura penale, che è una schifezza delle riforme che hanno appena fatto. Io però in questo caso mi dimetto se chiede il governo la fiducia sullo Ius Soli. Bravo Costa, complimenti al ministro Costa che su questo diciamo si gioca una parte della sua carriera, ma lo fa bene in coerenza, secondo me, con le idee politiche sue e della sua famiglia politica. Mettiamola così. Buongiorno François, anche per te, bonjour, buon 14 luglio, la mia amica francese che vive a Cagliari. Arriviamo subito al 14 luglio e oggi Macron ha dato una passerella incredibile a Trump perché lo ha invitato alla grande cerimonia con la grandeur francese del 14 luglio, che è una cerimonia, come scrive bene Massimo Giannini oggi su Repubblica, che ha un significato nel significato, perché anche 100 anni dall'arrivo degli americani durante la prima guerra mondiale, insomma ci sono tanti motivi, ma la cosa fondamentale è che Macron, a differenza di quello che hanno scritto tutti quanti i nostri giornali quando ha vinto la sinistra, la grande illuminato Macron, è semplicemente un grandissimo paraculo. Si può dire paraculo, e oggi Giannini lo spiega bene, secondo me, su Repubblica, non solo lui, ma diciamo lui lo spiega meglio degli altri. E cioè, cosa succede? È isolato Trump, però Trump è isolato, diciamo, dalla puzza sotto il naso della Merkel perché non l'ha omaggiata come fece Obama, dall'atteggiamento snobista, dalla difficoltà che oggi ha la May di avere un ruolo, soprattutto in Europa perché ha deciso di uscire dall'Europa, insomma. E quindi Macron si inserisce in questo cuneo e cerca di, come dice Giannini, di aumentare, dare una possibilità a Macron di avere visibilità nello scacchiere internazionale grazie al suo beau geste di accettarlo nei consessi per beni e chic come quello francese del 14 luglio e soprattutto in questa maniera, purtroppo questo nuovo asse franco-americano farà sì, dice Giannini, io condivido, che così come avvenne con Sarkozy, i francesi si sentiranno autorizzati di diventare i dominus del Mediterraneo, cazzata che fecero con Sarkozy e vi ricorderete con la Libia, che ancora oggi paghiamo. Pisapia, dopo tutto questo casino, le manifestazioni, il partito, non mi ricordo Possiamo, Impossibile, eccetera, oggi dice, guarda, ve lo leggo testualmente, nemmeno lontanamente ci penso a candidare. E allora che cacchio sta a fare tutto sto casino? Cioè, io dico, fai tutto questo casino e non ti candidi, hai rotto le balle a sinistra, a destra, pontifichi la destra, la sinistra, Renzi che non ci stai, che ci stai, eccetera, fai tutto sto casino a sinistra e poi non ti candidi, e che stai a fare? Il giornalista, l'analista come faccio io, o fai il politico avendo fatto tu il sindaco? Bah, insomma. Questione che riguarda l'avvocato Simon Tacchi. Dovete sapere che l'avvocato Simon Tacchi, per quelli che un po' si occupano di questioni, diciamo, finanziario, corporate milanesi, è una star, è uno dei più grandi e importanti avvocati di Milano. Fa parte di quello studio Erede, che più che uno studio di avvocati è una merchant bank. Erede era il vecchio firmatario
dell'appello contro, perché tutti se lo dimenticano, contro il commissario Calabresi, l'uomo di sinistra che ha una boutique finanziaria, come si chiama ora, gli studi legali, che fattura centinaia di milioni, forse 150 milioni di euro, non mi ricordo quanto fattura, l'uomo della sinistra di Colaninno che fece l'Opas, insomma, più che un avvocato è un uomo d'affari. All'interno di questo studio di avvocati c'è anche Stefano Simontacchi, che è considerato un grandissimo avvocato e sarà molto bravo, è sicuramente molto bravo. Ed è l'uomo di Cairo e fece la grande operazione per Cairo, straordinaria. Anch'io sul giornale scrissi a favore di quell'operazione: di scippare il Corriere della Sera a un gruppo di proprietari che non sapevano che cosa farne e farne il Corriere della Sera di oggi, cioè con un proprietario che ha un'idea. Però da quel momento in poi è diventato anche consigliere d'amministrazione. Non c'è nulla di male del Corriere della Sera. Oggi apro pagina 4, pagina 5, che ti becco un'intervista a Simontacchi. Beh, pensavo fosse sul Corriere della Sera o su questioni di avvocato. No. È sulla situazione dell'Africa e su questo titolo originalissimo: l'Italia dovrebbe diventare l'hub dell'Africa, cagate di questo tipo. Leggo il pezzo di 50 righe con la foto di Simontacchi, che nella geografia dell'importanza dei pezzi dà il senso della lucidata Diego, perché io se ho la foto il giorno dopo mi riconoscono, mazza questo Simontacchi. Non c'è scritto in nessuna parte, non tanto che sia l'uomo forte di Cairo, cioè il proprietario del Corriere della Sera, ma che sia anche consigliere d'amministrazione del Corriere della Sera. Forse non lo è più, forse si è dimesso negli ultimi giorni, ma forse nell'ultimo anno mi sembrava fosse consigliere d'amministrazione. Allora uno si chiede: io vado in edicola per leggere le cose geniali di Simontacchi? O il giornalista e il giornale ha intervistato Simontacchi perché è l'avvocato del capo? È una domanda che mi pongo. Siccome Simone Simontacchi, no, Stefano Simontacchi è un grandissimo avvocato, secondo me dovrebbe evitare di cadere in questa vanità che molti hanno, ma soprattutto i politici, di farsi intervistare dai giornali per non dire nulla, a meno che non c'è qualcosa da dire, e mettere la propria fotina per farsi vedere alla moglie e ai bambini che è sul giornale. Cioè, si dovrebbe evitare, no? Soprattutto se si è grandi, affermati, importanti e molto bravi come Simontacchi. Bene, cose che riguardano soltanto noi. Poi, riguardo al giornale, oggi pubblica le foto incredibili dell'attentato di Nizza, Parimatch le pubblica ieri e il giornale si chiede Sallusti, le pubblichiamo o no? Molti si sono scandalizzati per queste foto, ma dice come Hiroshima e come le foto dei comuni degli ebrei uccisi dai nazisti. È come quella foto incredibile, simbolo di Moro, che è stato trovato vi ricorderete, nella R5, nella Renault. Insomma, dice, le foto ci fanno e ci aiutano a capire cosa vuol dire. Cosa vuol dire la tragedia? E quindi le pubblica sul giornale, le trovate sul giornale. L'ultima cosa riguarda il Sole, che fa un pezzo strano. Le complicazioni fiscali sono aumentate, ma sono diventate telematiche. La cosa che mi diverte è che il Corriere della Sera dice che sono 150 milioni di documenti che in maniera telematica abbiamo mandato al fisco. Ma il punto, non è che le cose arrivino telematicamente al fisco, ma che noi si debba produrre queste cose, quindi è una complicazione enorme. Pagina 2 scrive questo. Pagina 1, perché il Sole non c'ha mai il coraggio di prendere una posizione, ed è una cosa che mi fa impazzire. È come la questione Simontacchi, sembra che si sta più con l'Agenzia delle Entrate, cioè con 4-5 burocrati, che con i contribuenti. Dice il bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto. Mezzo vuoto è chiaro, è quello che io leggo nella cronaca di pagina 2, cioè la complicazione fiscale. Due ottimi giornalisti che spiegano quanto è diventato complicato, anche se telematico, avere a che fare col fisco. Ma nella pagina 1 il commento cosa dice? Il bicchiere mezzo pieno invece è che è un'eccellenza italiana la capacità di ottenere questioni in maniera telematica. Ma come un'eccellenza italiana? Com'è un'eccellenza italiana quella dei capò, o tedesca, quella dei capò durante il nazismo, del saper eliminare bene gli ebrei, che è un'eccellenza italiana, è un'eccellenza tedesca quella di, cioè, di avere una polizia che spara, un'eccellenza cilena quella di... Ma che cazzo di ragionamento è un'eccellenza italiana quella di avere un sistema telematico che funziona? E poi, chi scrive queste cose? Chi scrive queste cose? Si è mai provato a iscrivere al sistema SPID? Chi scrive queste cose? Ha mai provato a vedere come funziona il cassetto fiscale, come ho fatto io prima del 30 giugno? Chi ha fatto queste cose? Ha mai provato a vedere che ci sono degli orari di apertura e di chiusura, orari di apertura e chiusura per i server pubblici a cui si deve mandare un'informazione telematica? Ma dai, meglio insomma le cronache del Sole di quanto siano le sue commenti, purtroppo. Un saluto e vi do appuntamento a domani. Ciao.